Esercizio 17. Sasso completamente immerso in un cilindro graduato di 5 cm di diametro, pieno d'acqua. Il livello dell'acqua si innalza di 3 cm. Il sasso completamente immerso ha un peso effettivo di 1,20 N. Del sasso bisogna calcolare il peso fuori dell'acqua, peso specifico, densità. Questo è il sasso immerso in acqua, il livello è salito di 3 cm. L'innalzamento di livello ci dà il volume del sasso, che è la differenza tra il volume finale dell'acqua meno il volume iniziale, V' meno V. Quindi il volume del sasso è delta V, la variazione di volume dell'acqua, che calcoliamo attraverso il volume di un cilindro, questo piccolo cilindro, di altezza 3 cm e di raggio di base 2,5 cm, metà diametro. Quindi area di base per altezza di questo cilindro sono quasi 59 cm cubi. Mentre il sasso è immerso, attenzione che non deve appoggiarsi sul fondo, il dinamometro lo tiene in equilibrio e segna il peso effettivo 1,20 N. È il peso effettivo del sasso immerso. Ma sappiamo che il peso vero del sasso è più del peso effettivo. Infatti il peso effettivo è minore a causa dell'alleggerimento causato dalla spinta d'Archimede. Infatti le forze sul sasso sono la spinta d'Archimede verso l'alto e la forza peso del sasso, cioè la forza di gravità con cui la Terra lo attrae in basso. Se non ci fosse il dinamometro ad aggiungere la sua forza da 1,20 N, il sasso affonderebbe e si sposterebbe verso il basso. In acqua il sasso sembra pesare meno che fuori dell'acqua. La riduzione del peso è data dalla forza d'Archimede. Il peso effettivo sarebbe come il peso apparente che ha il sasso immerso in acqua, è dato dal peso vero fuori dell'acqua, che dobbiamo calcolare, che è la nostra incognita, meno la spinta di Archimede che riduce questo peso vero. Se noi calcoliamo la spinta di Archimede e vedremo che farà questo risultato circa 0,58 N, allora quando il sasso sarà fuori dell'acqua questa forza di Archimede non ci sarà più, e quindi il sasso peserà 0,58 N di più rispetto al peso che aveva in acqua. E questo è il senso di questo calcolo qua sotto, che poi è la formula inversa di questa. Cioè la forza peso del sasso fuori dell'acqua è il peso apparente in acqua, il peso effettivo, più la forza di Archimede. Ma vediamo i calcoli dettagliati. La forza di Archimede si calcola con la solita formula del peso dell'acqua spostata. Quindi la massa d'acqua spostata, densità per volume dell'acqua, per g. La densità dell'acqua la conosciamo, 1 grammo per centimetro al centimetro cubo. Il volume dell'acqua spostata è tutto il volume del sasso, perché il sasso è immerso completamente e quindi vale 58,9 centimetri cubi. E g la conosciamo. Il risultato di questo calcolo è 0,577 N, è la forza di Archimede, che alleggerisce il peso del sasso. Quindi il peso apparente, diciamo, apparente sarebbe il peso effettivo del sasso in acqua, è dato dal peso vero, che è l'incognita, meno questi 0,577 N, che è l'alleggerimento dovuto alla spinta d'Archimede. Facendo la formula inversa, calcoliamo il peso vero del sasso fuori dell'acqua, sommando al peso effettivo 1,20 N la spinta d'Archimede 0,577 N, risultato finale 1,78 N all'incirca. E questa era la prima domanda, il peso del sasso fuori dell'acqua. Il peso specifico del sasso, per definizione, è la forza peso, cioè il suo peso diviso il suo volume. Il suo peso l'abbiamo appena calcolato, il suo volume l'abbiamo calcolato prima, quindi peso diviso volume del sasso sono 30,2 N al litro. Il volume del sasso l'abbiamo portato a litri, dividendo i centimetri cubi per 1000. Newton al litro è un'unità di misura pratica per fare il confronto con il peso specifico dell'acqua, che è 9,8 Newton al litro. Infatti un litro d'acqua sarebbe un chilo di massa e il suo peso è 9,8 Newton, un chilogrammo peso. Facendo il rapporto tra il peso specifico del sasso e dell'acqua viene 3,1 circa. E questo conferma che il sasso affonda in acqua, perché il suo peso specifico è circa il triplo di quello dell'acqua. Infine, per calcolare la densità del sasso, si può utilizzare la formula del peso specifico, che è legato alla densità, da densità per g. Quindi con la formula inversa, peso specifico diviso g, peso specifico, eccolo, g la conosciamo,
al posto di newton, chilogrammi metro al secondo quadrato, si semplifica metro al secondo quadrato e rimane chilogrammi fratto litro, e è la densità del sasso, e viene lo stesso valore di prima, cioè viene 3,08, cioè 3,1 approssimativamente, chilogrammi al litro. Siccome la densità dell'acqua era 1 kg al litro, viene lo stesso rapporto di prima, cioè la densità del sasso è circa il triplo della densità dell'acqua e quindi il sasso affonda. Un altro modo per calcolare la densità, anziché dal peso specifico, era attraverso la definizione di densità massa diviso volume del sasso. La massa la possiamo ricavare dal peso del sasso, dividendo per l'accelerazione di gravità. Forza peso diviso g, troviamo quindi la massa di circa 182 grammi. Poi andiamo a sostituire 182 grammi qui e abbiamo la densità che appunto viene circa 3,01 kg al litro, lo stesso valore trovato prima con un modo leggermente diverso, con la definizione di densità anziché attraverso il peso specifico. In conclusione ricordiamo sempre che un oggetto che affonda in acqua, in un liquido, ha un peso effettivo, cioè un peso apparente minore. Il peso effettivo rispetto al peso fuori dell'acqua è ridotto della spinta di Archimede.